Buongiorno e benvenuti in chiesa oggi. Oggi vorrei parlarvi di crittografia. Interessante, vero? Che cos'è la crittografia? È quella scienza che studia i sistemi per non far capire all'altro di che cosa stiamo parlando. Voglio farvi un esempio pratico. Questo è un programma che ci aiuta a crittografare i messaggi. Per esempio, se io volessi scrivervi, cara Chiesa della vera vite. Come state? E volessi condividere con voi un versetto, questo qua. Giovanni 3:16. A questo punto, per criptare, non basta altre. Non serve altro che schiacciare questo tasto qua e tutto quello che è scritto di qua, cara Chiesa della vera vite, come state, diventa questa cifra qua. Tutto qua. Semplice, vero? Ora, che cosa è successo? Vi ho mandato un messaggio e vi ho detto come stavate, ma soprattutto vi ho mandato un messaggio stupendo. Vi ho mandato il messaggio di Giovanni 3:16. Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma c'è un problema. È un messaggio criptato e soltanto se voi avete lo stesso programma che ho usato io su questo computer, su questo Mac, potrete leggerlo. È quello che vogliamo? È quello che vogliamo interrogarci oggi? Come stiamo parlando nelle nostre chiese? Come stiamo parlando tra di noi? E soprattutto come stiamo parlando, come stiamo trasmettendo il messaggio di Cristo alle altre persone? Lo stiamo trasmettendo in una maniera chiara, lineare, o lo stiamo trasmettendo con parole da addetti ai lavori, in un messaggio, in una maniera crittografata che soltanto gli addetti ai lavori possono capire?